questo nuovo episodio di Ruolate. Come vedete non è nel solito stile, è diverso dal solito stile, è più vicino al format a prova di player e anche quello notturno è diverso. Siamo in una nuova location, casa mia adesso, quindi nuovo. Spero che vi piaccia questo nuovo stile, perché questo è quello che passa al convento, nel senso che vorrei cercare di velocizzare e per velocizzare un pochettino ho bisogno un attimino di cambiare rispetto al vecchio formato. Spero comunque che vi piaccia. In ogni caso direi di non perdere tempo e iniziare, perché io vi devo parlare di Eden Gate, un evento LARP a cui ho partecipato ispirato al gioco di ruolo Cani nella Vigna. Ora, non mi dilungherò più di tanto a spiegarvi cos'è Eden Gate, vi rimando a questo video di Road 2 che appunto ho utilizzato per leggere e capire quello che era Eden Gate. Quindi vi consiglio di andarlo a recuperare, perché in questo video trovate tutte le informazioni rispetto a le meccaniche e il resto. L'unica cosa che non troverete in questo video di Road 2 è una lettura approfondita del personaggio che andai a interpretare e che mi è stato dato a neanche una settimana dall'inizio dell'evento, ma di cui in realtà sono grato perché ragazzi dell'appoggio del tempo, l'associazione che ha realizzato l'evento appunto Eden Gate, ho potuto partecipare a questo evento che aveva letteralmente un tipo di gioco che volevo avere da un sacco di tempo a questa parte. Un gioco solamente, puramente mondano. Nel senso che molti altri eventi live in cui sono andato nell'ultimo periodo comunque hanno una grossa tematica, il grosso nemico, il grosso avversario, il male, il bene, la morte, la fine del mondo, grosse tematiche. È sempre un incrociatore alieno o un raggio mortale carigliano o un'epidemia intergalattica che può annientare la vita su questo misero pianetucolo. Per la gente l'unico modo per vivere felice e contenta è non sapere assolutamente niente di niente. Eden Gate invece voleva essere un evento piccolo, nel senso che guarda nel piccolo, guarda nella vita quotidiana delle persone, ovviamente legato all'ambientazione, quindi tutti i problemi di gestione interpersonale con la legge del re della vita, questa religione simil mormonica, sebbene non ci siano riferimenti dettagliati nel gioco, con i cani della vigna che sono praticamente mezzi preti, mezzi sceriffi per questa religione, per questa comunità, appunto per chi segue il re della vita. E queste cose sono molto interessanti e mi piacciono un sacco come stile di gioco, nel senso che giocare il mondano permette di concentrarsi sulle piccole problemi della vita, delle famiglie, e Eden Gate si basava su questo, sulle varie famiglie che abitano appunto Eden Gate e dei casini che stanno avvenendo. Piccola precisazione, questo sarà il primo di alcuni video che andrò a realizzare a tema appunto Eden Gate, ma sarà l'unico free spoiler. L'unica cosa di cui vi racconterò in questo sono eventi abbastanza staccati dalle grossi big reveal dell'evento e comunque già presenti nell'intro. Questo perché? Perché l'evento di Eden Gate potrebbe essere ripetuto dall'associazione La Forgia del Tempo, che sembrava interessata a riportarlo in una seconda run, come viene detto, e quindi non vi farò dei spoiler qui in questo video. Nei successivi ci saranno gli spoiler, quindi se siete interessati a partecipare, ovviamente, questo ve lo potete guardare. Il Road 2, di cui vi rimando il link qua, no, non è vero, sarà possibile andarselo a recuperare, ma per il resto ovviamente i prossimi episodi saranno un po' spoiler, quindi tenetene da conto. Mi viene dato il personaggio di Hiram, come al solito non l'ho scelto in questo caso, come anche in altri casi, ma in realtà mi piace un sacco prendere in mano un personaggio che non ho scelto, quindi adattarmi un pochettino. E il personaggio di Hiram era un personaggio abbastanza diverso da altri che sono andato a giocare nell'ultimo periodo, e quindi per questo mi piaceva. Prima di tutto perché era un personaggio, diciamo, buono a modo suo, molto buono, nel senso che qualsiasi roba che faceva, anche i peccati che aveva, perché tutti i personaggi di Eden Gate avevano i peccati, lui comunque li sentiva pesanti su di sé. E quindi comunque cercava di risollevare, di risistemare, cioè pensava alla comunità. Nel senso, era un personaggio buono e che difficilmente utilizzava la violenza. Tenete da conto queste cose perché le porterò avanti, poi le ho portate avanti all'interno dell'evento e ve ne racconterò appunto
appunto nelle prossime anche puntate di Ruolate. In ogni caso era un personaggio quindi buono, possiamo così dire, con una grande colpa. La colpa di essere andato nell'est corrotto, capitalista, con tutti i vizi possibili che corrompono le persone, a differenza di chi segue le leggi del re della vita. Perché? Perché è mandato per imparare letteralmente a mercanteggiare, a fare di conto, letteralmente infatti Hiram era il contabile, e mercanteggiare, imparare praticamente a interagire con i pochi mercanti che ogni tanto passavano da Eden Gate. Perché per quanto le comunità del re della vita, i rami, come vengono chiamati i villaggi all'interno dell'ambientazione di Cani nella Vigna, in quel caso ovviamente c'è sempre la necessità di qualche cosa che purtroppo non c'è modo di recuperare all'interno della comunità, che possono essere, per esempio, armi, pallottole, cibo extra se c'è una carestia, o nel caso di Eden Gate, soprattutto perché era una cosa appunto, non spoiler, perché fin dall'inizio è detta, risaputa, quindi, la presenza di medicine. C'era bisogno di medicine perché all'interno dell'ambientazione c'era appunto una piaga, mi sembra che venisse chiamata la piaga rossa, è strano, ma molti eventi durante il periodo della pandemia, poco prima della pandemia che arrivasse e bloccasse tutti questi eventi che poi sono traslati, moltissimi eventi avevano come tematica una pandemia. Da questa piaga rossa faceva sputare sangue, diciamo che provocava delle ferite interne e appunto portava alla morte per emorragia se non curata, e quindi era una grossa problematica, insieme a quella del cibo, di cui c'era anche un'interessante meccanica, sempre nel video di Rodotù, vi rimando perché ne avevamo discusso, ne avevamo parlato, ed era appunto quello dei sacchettini del cibo che bisognava portare, e questo ovviamente portava lo stato che ti dava indietro invece il cibo preparato in base ai sacchettini che gli avevi portato. Quindi il mio personaggio, essendo colui che prendeva in mano tutti i soldi della comunità, ovviamente aveva come obiettivo quello di appunto cercare di sistemare le cose, e quindi il suo mood era un pochettino il andrà tutto bene. Questo andrà tutto bene ovviamente era difficile da portare avanti, ma io ci provai. Nella mia missione, quindi, quello che cercai di fare fu semplicemente di recuperare il più possibile di medicinali e ovviamente qualcosa anche per evitare dei possibili problemi di carestia all'interno della comunità. E io avevo anche tutti i soldi della comunità e avevo anche la disponibilità di parlare con il dottore Edgar, che era Edgar Bradford, che era lì appunto ed era l'unico che conosceva di medicina ed era l'unico che quindi poteva aiutarci nel capire come fare. C'era un solo problema, di medicine ce n'erano poche e io avevo già avuto dei grossi problemi, ve ne parlerò poi prossimamente, perché non avevo distribuito in maniera, non avevo ancora iniziato a distribuire quelle medicine perché le stavo tenendo da parte per i casi più gravi. E il fatto che in gioco ci fossero qualcosa come un gioco, quindi non erano veramente, ma erano almeno 5 donne incinte. E quindi c'era la questione del forse è meglio salvare eventualmente le donne incinte perché potrebbero, cioè, rischiano di morire loro, morire il bambino, diventa un casino, bla 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 bla. C'erano tutte queste problematiche. Da questo ovviamente la necessità di recuperare le medicine. Le medicine venivano vendute esclusivamente, o meglio, le potevamo sperare di recuperare solo ed esclusivamente dallo sceriffo federale. Lo sceriffo federale era colui che praticamente arrivava a un certo punto dell'evento e appunto aveva dietro delle scorte, delle armi. A me non interessavano le armi, ma c'erano anche ovviamente le armi che gli potevi comprare, il cibo e ovviamente anche le medicine. Io passai qualcosa come il sabato nel villaggio delle stelle, luogo dell'evento, andai avanti qualcosa come 20 volte nella giornata, e lui dice vabbè, sei andato avanti 20 volte nella location. Sì, peccato che la location era con una scarpata così. Una scarpata così ogni santo, sacrosanta volta da fare avanti, indietro, stavo morendo. Soprattutto perché non trovavo lo sceriffo federale. Quando lo trovavo dicevo, ok, adesso facciamo queste cose, e era un NPC, era dello staff, quindi avevano anche un po' di casini. Non riuscivamo a beccarci, non riuscivamo a concludere gli affari. Quindi, ed ero disperato, perché man mano sempre più persone stavano male, e persone stavano peggiorando, rischiavano di perdere il bambino nel caso delle donne incinte. Quindi c'era anche tutta quest'ansia.
E io avevo, volevo, mi ero già accordato con il cavolo di sceriffo di... Sentite Iram, perché non può uscire troppo, quindi neanche le parolacce, dice Iram. Nei futuri video invece troverete personaggi che le diranno senza problemi. Le parolacce infatti dovrò censurare continuamente, ma non è questo l'importante, Luca! Stavo dicendo, quello che succedeva era praticamente che io cercavo lo sceriffo, lo trovavo, ma poi non lo ritrovavo più. A un certo punto ero riuscito a beccare la Vigli, va bene, io ti devo comprare, voglio comprarti tutte le medicine che hai e delle scorte. E avevo buttato principalmente le salsicce. Perché? Perché c'erano le salsicce. Letteralmente in gioco la cucina dello staff aveva preparato le salsicce, solo che nessuna delle famiglie aveva il sacchetto salsicce. E quindi nessuno poteva mangiarle, bisognava recuperarle, bisognava letteralmente comprarle. A quel punto te le avrebbero date. E io volevo semplicemente comprare salsicce per tutto il paese, salsicce per tutto il paese. Che detta così, estrapolato, può suonare malissimo, ma l'idea era di comprare salsicce per tutto il villaggio, in modo comunque da un attimo risollevare gli animi, visto che eravamo un po' che stavano crescendo le tensioni, erano arrivati i cani nella vigna a controllare, il precedente sovrintendente era morto, era stato trovato impiccato, forse suicida, forse no, e quindi c'era tutta l'ansia, i cani stavano iniziando ad andare in giro a interrogare per capire chi stava peccando e chi non stava peccando. È vero che c'è una bellissima atmosfera! Insomma, volevo cercare semplicemente di a dare un momento di felicità per tutti, né più né meno. Fu così che quella sabato sera riuscì finalmente a trovare lo sceriffo. Sono lì, però manca qualcos'altro sul piatto della bilancia. 150, quindi. Solo che il mio personaggio non era un personaggio violento, io non potevo andare di cattiveria, io non potevo fare altro che dargli più soldi, quindi ero lì che gli stavo per dare più soldi, per cercare di acquistare più medicinali possibili. Fu in quel momento che arrivò uno dei cani, il cane venuto dall'est, se ricordo, perché era il cane missionario, vi metto qui a fianco la foto del cane venuto dall'est, che ovviamente era quello un po' più sgamato, conosceva di più le genti dell'est, perché era andato lì come missionario per tanti anni. È arrivato lì e ha minacciato brutalmente lo sceriffo di darmi tutte le medicine. E infatti ne uscirono fuori qualcuno di più. Minacciarono letteralmente di ucciderlo, sparargli. Quindi era pronto ad ammazzarlo lì sul posto se non avesse aiutato la comunità. Perché appunto diceva, non è una cosa da tenere, è semplicemente una cosa da dare. E tu gliele darai, non ti pagherà niente di più. Lo sceriffo ovviamente minacciato e sotto il rischio di essere ammazzato, ovviamente gliele diede. Però non era più così contento, strano, dopo aver ceduto gratis parte della sua merce. E quindi io ero lì che avevo finalmente tutte le medicine, ero contento e potevamo andare a curare, potevo trovare il dottor Edgar e curare le persone. A quel punto io dissi, mi vendi le salsicce, vendimi le salsicce. E lo sceriffo, tutto piccato, mi disse no, basta, adesso non te le vendo, e praticamente mi mandò a quel paese, perché ovviamente era stato maltrattato. E quindi io rimasi con le medicine, ma senza le salsicce. Vabbè, dai, andiamo. Portai le medicine e alcune funzionarono, le riuscimmo ad applicare, altre non serviva, perché a quanto pare uno dei cani era anche una guaritrice, aveva mani da guaritrice, e quindi poteva curare. Se ovviamente tu credevi nel re della vita. Una cosa che mi faccio sentire un pochettino del macume, ho passato una giornata a cercare le medicine e poi c'era la curatrice. Però è anche vero che dovevi essere pura, credere nel re della vita, c'erano tutte delle condizioni che non tutti, anzi pochi ormai potevano permettersi. Quindi, in un modo o nell'altro, riuscimmo a salvare tutte le persone, soprattutto le donne, c'era una delle mie sorelle, era quella malata, c'era anche altre persone di cui parlerò in altri video, che erano malate, per cui ero preoccupato, quindi ero molto contento di avercela fatta. A fine dell'evento, facciamo un salto, a fine dell'evento, dopo il ringraziamento, per il resto, per la scena finale, di cui vi racconterò prossimamente in un video, eccetera, eccetera, a un certo punto, una persona dello staff, quella che interpretava lo sceriffo, si fece avanti e praticamente si lamentò dicendo: però anche voi, noi abbiamo fatto tutte le salsicce sabato sera e nessuno le ha recuperate e quindi ci sono rimaste lì sul gruppone. Va bene, adesso le mangeremo adesso che c'era un buffet dopo l'evento, ma perché nessuno ha recuperato le salsicce? Al che
io gentilmente mandai a quel paese lo sceriffo, nonché staff, gentilmente, sia chiaro, perché io avevo provato a comprare le salsicce, ci avevo provato con tutte le mie forze a comprare le salsicce ed ero l'unico, uno dei pochissimi nell'evento ad avere i soldi, i dollari, letteralmente per i dollari, letteralmente per poter comprare le salsicce, ma me l'hanno impedito. E fu così, quindi in definitiva, che nessuno durante l'evento di Eden Gate mangiò salsicce. E questa puntata infatti si chiama Una storia di medicina e salsicce. Mamma mia la monnezza che ho fatto. Ok, questa era la più sgangherata, era la più rilassata delle storie che vi racconterò di Eden Gate. Le prossime, vi avviso, saranno di tragedia. Questo era l'evento, diciamo, la puntata relax, la puntata anche un po' cacciarona. Era una roba che mi aveva fatto ridere da morire durante l'evento, la cosa delle salsicce, perché era diventato un mio problema insieme alle medicine, le cavolo di salsicce. E io ci puntavo tantissimo perché volevo guadagnarmi il rispetto della comunità e quindi portare un po' di il cibo, un pochettino da festa per festeggiare, per ringraziare, essere contenti, e non ce l'avevo fatta. E poi ovviamente lo staff che arrivava e diceva: ma perché nessuno ha preso le salsicce? Mi fece molto ridere. Quindi questa è la storia di una rilassata situazione a Eden Gate, la sola rilassata situazione a Eden Gate che vissi in quell'evento, perché nei prossimi eventi vi racconterò di come piansi, ma piansi tanto a questo evento. E spero proprio che questo video e questa serie, questa nuova versione del format di Ruolate, vi sia piaciuta. Noi ci vediamo alla prossima, grazie ancora per avermi seguito e qui a lato trovate ovviamente gli altri video di Ruolate, i Patreon che mi supportano nel canale e ovviamente qui sotto potete lasciare un commento per farmi un po' sapere che ne pensate. Alla prossima, ciao bagai! Carry me.